Two parts. We have the main anchors that is Auchan. One side you have a food court and 5,000 square meters electronics. On this side you have the anchors like Zara and all the textile anchors. Plus here you have the main anchors, the only anchors for the part, the cover part. So this is very important for the anchors to go. This is a plus. This is to make a questo è il corso, no, però tanti soldi mi spazzetto. Ci siamo visti allo stadio, in campo, sei in zona suspetto. Abbiamo parlato prima con l'architetto di ieri, abbiamo detto, questo è sulla carta, riusciremo a fare qualcosa di importante per quel quartiere. Ecco, oggi invece siamo qui, dalla carta siamo passati a questo giorno. Qual è il suo commento? Da una parte soddisfazione, da una parte tristezza. Questo perché non ce l'ho con chi ha creato questo sistema, e con chi oggi vuole ancora conservarlo e impedire a questo sistema di diventare snello e di cominciare a produrre, posti di lavoro veri e produrre ricchezza. Ecco, io ce l'ho con questo e spero che mi ascoltino, che tutta la gente, anche voi giornalisti, mi diate una mano, perché questo credo che deve cambiare. Spero che partendo dalla società, sarei felice se cambiasse partendo dalla società. Molti vecchi dei conti ci sono. Io amo la gente, amo specialmente la gente dei quartieri, di questa città che fa dei lavori, da che non mi dicono che la gente come Cattolenne, non dica la loro, gli altri. Ecco, io quando mi ritrovo in mezzo a loro, sono un po' di loro, ed è l'umanità vera di Palermo, e anche in tutta l'Italia la vera umanità che è quella della gente. È la gente che si deve risvegliare e che non deve pensare che ci sono dei salvatori, non c'è nessun Zamparini che salverà, ma la salvezza è dentro i suoi valori e deve ritrovare tutto quello che viene per aiutare la nostra scuola, perché meno c'è, specialmente nei quartieri come lo zero, perché io penso che i ragazzini dello zero siano gli stessi ragazzini del centro di Milano o del centro o di qualsiasi altra città, abbiano le stesse aspirazioni e gli stessi diritti. Noi dobbiamo aiutare con la scuola e con tutto quello che non abbiamo fatto fino ad oggi.